Quindi abbiamo visto oggetti che volano, esseri divini, angelici che mangiano, dormono, si riposano, eccetera, eccetera. E quindi questa immagine iconografica dell'angelo con le ali non torna, perché San Paolo ci dice di praticare l'ospitalità perché potrebbe bussarti casa un angelo e tu non lo riconosci. Quindi l'angelo non ha le ali, ma io lo voglio dimostrare, vado alle esperienze di una importantissima mistica stigmatizzata, di cui Hitler aveva terrore, uno dei peggiori criminali della storia moderna, ma è quello più dilettante, perché noi siamo molto più bravi di Hitler. Noi sterminiamo 40 milioni di pelle rossa, quant'è che ne abbiamo ammazzati? Civiltà inca scancellata dalla faccia della terra, Hitler alla fine 6 milioni, poveraccio, non era bravo. Scherzo ovviamente, ma la razza bianca è molto più sanguinaria di Hitler. Alla segretaria di Stato americano, quella grossa, com'è che si chiamava? No, l'altra. No, non è Madeleine Albright. Gli hanno chiesto, una giornalista ha registrato, c'è su YouTube, ma signora, 500.000 di bambini iracheni, 500.000, morti a causa dell'embargo, era un prezzo da pagare? E lei dice, sì, certo, 500.000 di bambini. Quanti milioni di persone sono state uccise dall'inizio della guerra infinita che possiamo far partire dall'invasione dell'Iraq dell'agosto del 1990? Abbiamo devastato l'Afghanistan, abbiamo devastato l'Iraq, abbiamo devastato la Libia, stiamo devastando la Siria, l'ISIS l'ha creata gli Stati Uniti d'America, finanziati da Stati Uniti d'America, Qatar, Arabia Saudita e Turchia. Ci sono le foto del senatore McCain assieme ai capi dell'ISIS. Amici, siamo molto ingannati dai mezzi di informazione che ci vendono lucciole per lanterne e noi penzoliamo dalle loro labbra. Andate a parlare con i terremotati che stanno lì ad Amatrice, al centro delle Marche, a due passi da casa mia, io vivo nelle Marche. Andate a vedere se sono arrivate tutte le promesse di questi vigliacchi bugiardi. Niente. Tutto spettacolino televisivo e i soldi loro li stanno raccogliendo per coprire i buchi di Monte Paschi di Siena che il PD si è smembrato fino all'osso. Altro che chiacchiere. Teresa Neumann, grande stigmatizzata, immagine terribile di una delle estasi e sanguinazioni di questa mistica che faceva terrori a Hitler, vietò alle sue truppe Hitler di passare a Colnesreuth, dove lei viveva, perché la temeva. Quindi questa mistica ha, così come la mistica, prendi il time code Stefano, così come la mistica Anna Caterina Emmerich, che è stata la fonte principale di Mel Gibson quando ha fatto The Passion, la passione di Cristo, ha numerosissime visioni. La vita di Teresa è straordinaria perché, a parte le visioni, queste terribili sanguinazioni, da cui poi lei, che magari lì sembrava in fin di vita, poi si alzava tutta fresca e andava a lavorare nell'orto. E dal 1926 Teresa non ingerì più né cibo né bevande, ma prendeva solo l'ostia consacrata. Ed era poi anche abbastanza in carne Teresa. Lavorava con la sua famiglia i campi. Non mangiava, non beveva, pigliava solo l'ostia, quindi un fatto confermato da medici che l'hanno messa sotto osservazione stretta, quindi una vita assolutamente di grandissimo misticismo. E lei nelle visioni dice delle cose interessanti. Andiamo a vedere alcuni passi del Vangelo, ad esempio l'Annunciazione, cioè quando l'Arcangelo Gabriele viene mandato alla giovanissima Maria, aveva circa 16 anni, l'arcangelo le annuncia che sarebbe rimasta incinta per opera dello Spirito Santo. Non temere, Maria, perché hai trovato grazia presso Dio. Ecco, concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù. Vediamo la visione di Teresa. Teresa Neumann vede una giovane donna. Lei era sempre accompagnata da un biografo, che era Johannes Steiner,
che così come per Anna Caterina Emmerich lei ebbe il grande poeta dell'epoca Brentano, che stette con lei 6 anni e trascrisse tutte le visioni di Anna Caterina. E così anche Teresa Neumann aveva il biografo che trascriveva le visioni della veggente. Teresa Neumann vede una giovane donna, quasi ancora una ragazzina, in una piccola casa immersa nella preghiera. All'improvviso davanti a lei c'è un uomo luminoso. C'è un uomo luminoso, non è entrato, semplicemente è lì, non c'era, adesso c'è. Il suo biografo Steiner, che era presente alla visione, chiede a Resle, è un soprannome, diciamo, di affettuoso con cui veniva chiamata Teresa. Lui dice, l'arcangelo Gabriele, quello c'ha le ali grosse, dice, aveva grandi ali, le chiede Steiner, e dice, ma che ti viene in mente? Gli uomini luminosi non hanno bisogno di ali. L'uomo luminoso si inchina davanti alla fanciulla spaventata, shalom like, shalom lik Miriam Gassetta, che è il famoso saluto, salute a te Maria Purissima. Quindi ecco che in epoca moderna, perché uno dei compiti dei mistici e anche della Santa Vergine è quello di spiegare in termini moderni comprensibili le scritture antiche. Ad esempio, nelle principali apparizioni, Fatima, la Salette, Garabandalla, Madonna spiega l'Apocalisse di Giovanni in termini moderni, comprensibili, che cosa significavano quelle parole allegoriche dell'Apocalisse. Quindi, questi esseri, gli uomini luminosi, hanno delle capacità pazzesche. Ma oggi noi abbiamo la scienza e c'è un signore, Alberto, lo conoscete Alberto? Einstein? Alberto, Albert Einstein. Lui ha fatto una formuletta semplice semplice, è uguale mc quadro. La materia e l'energia sono due facce della stessa medaglia. Ah, ecco, la scienza mi fa capire che ci sono esseri talmente evoluti che hanno con le loro facoltà psichiche il controllo della materia del loro corpo. La trasformano in materia visibile, energetica, o materia visibile fisica e mangiano, si accoppiano, o materia invisibile spirituale. È uguale mc quadro. E uno che ha il controllo dell'energia ha enormi poteri di trasmutazione alchemica. Luca 2, annuncio ai pastori. C'erano in quella regione alcuni pastori che vegliavano di notte facendo la guardia al loro gregge. L'abbiamo già visto, un angelo gli appare, la gloria del Signore li avvolge di luce, eccetera, eccetera. Vediamo Teresa Neumann, che ci dà tra l'altro una notizia che non c'è nel Vangelo. I pastori vedono sta grande luce. Con circospezione i pastori spiarono fuori dalla capanna per vedere quale potesse essere la causa della luminosità, energia. E cosa videro? A una distanza di circa 3 metri ed a un'altezza identica di 3 metri, sul lato occidentale della capanna, una nube lucente, sopra di essa vi stava un angelo. Una figura di giovinetto fatto di luce con la veste bianca splendente, delle maniche lunghe e la cintura. Ed era lo stesso che aveva detto a Maria Shelam Lik Miriam. Era l'arcangelo Gabriele, era l'annunciatore. Quindi quando c'è un annuncio da fare appare Gabriele. Gabriele annuncia a Zaccaria che nascerà Giovanni Battista dalla sua moglie sterile vecchia Elisabetta, che era parente della Madonna. Gabriele annuncia a Maria che nascerà Gesù. Gabriele annuncia ai pastori che Gesù è nato, il Salvatore. Di giovinetto fatto di luce. Non aveva le ali, dice Teresa. Vediamone un'altra. Resurrezione. Sapete bene che quando le pie donne arrivano davanti al sepolcro ci sono le guardie a terra,
La scrittura dice addormentate, ma quelle sono svenute dallo spavento. E ci sono tre angeli e sono lì davanti al sepolcro seduti sulla pietra che pesava parecchi quintali. Ci volevano parecchi uomini per spostare quella pietra. Per questo svengono i soldati, perché vedono accadere delle cose incomprensibili per loro. Per lo spavento che ebbero di lui, le guardie tremarono e rimasero come morte. Ma l'angelo, rivolgendosi alle donne, disse loro: non temete, perché io so che cercate Gesù che è stato crocifisso. Egli non è qui, perché è risorto, come aveva detto. Andiamo da Teresa Neumann. Il Salvatore è apparso col corpo trasfigurato fuori dalla parete rocciosa. Un dettaglio interessante: il telo sindonico, quando entrano le pie donne e gli apostoli, non è aperto come un lenzuolo quando qualcuno scende, è rimasto intonso. Cioè Gesù si è smaterializzato e ha, con la smaterializzazione, impresso l'immagine fotografica negativa del suo corpo, che non ha nemmeno la deformazione dovuta a un telo che sta sopra un corpo. È come se una foto è stampata. Sono stati fatti degli esperimenti al laboratorio di fisica nucleare di Frascati. Gli scienziati hanno detto: non esiste oggi un laboratorio in tutto il pianeta Terra capace di generare l'energia necessaria per imprimere su un telo di lino questa immagine qui, che ha informazioni tridimensionali. Cioè la figura di Gesù è tridimensionale se viene scannerizzata a un computer. Con dei laser speciali che hanno questi laboratori, sono riusciti a riprodurre esattamente il tipo di pigmentazione della sindone, ma hanno detto: ci vuole un mare di energia solo per fare un piccolo segno. Figuriamoci fronte e retro con tutte le informazioni. Vi si vede persino una piccola moneta romana poggiata sulla palpebra di Cristo, che era un'usanza dell'epoca. Quindi l'energia sviluppata da Cristo, che smaterializza, guarisce e rimaterializza il suo corpo, lasciando solo i segni dei chiodi e della lancia sul costato, le stimmate, perché doveva questo segno, nell'arco della storia del cristianesimo fino al suo ritorno, il marchio di garanzia che lui era presente, cioè gli stimmatizzati. Teresa Neumann.